e benvenuti alla nuova edizione di Pedi Pedi. Nuova stagione, novità. Ecco, vedete, siamo motorizzati. Perché siamo motorizzati? Perché noi ospiteremo ogni puntata, avremo appunto un ospite che ci parlerà di sé, parleremo della città, insomma anche di argomenti più o meno leggeri. E ora dico, ogni trasmissione che si rispetti dovrebbe esserci una puntata zero, diciamo quella puntata dove uno va a testare anche l'attrezzatura, il tipo di taglio della trasmissione, eccetera eccetera. Ma siccome a noi piace anche improvvisare, ecco, diciamo, io per la prima puntata ho trovato un personaggio che io penso sia perfetto per questa puntata zero, diciamo. È un personaggio che io conosco molto bene, con cui ho condiviso tantissime cose, e quindi andiamo a scoprire chi è. Eccolo qua. Buongiorno! Oh, buongiorno! Prego, prego! Arrivo! Saluta il mio amico Francobollo! Ciao Franco! Ciao Francobollo! E allora? Metti la cintura. Ah sì, sì, certo. No. Questi li metto qua. Ecco, bravissimo, vedi che organizzato. Cintura. Benissimo. La prima volta che metto la cintura. No, la devi mettere la cintura. Allora, ospite della prima puntata di Pedi Pedi Car. È la prima puntata. Sì, hai questo onore. Alfonso Grillo. Attenzione, lui sta entrando per la prima volta in macchina. Abbiamo due telecamere, la telecamera che va fuori. Allora, iniziamo. Allora, Alfonso Grillo, definisciti. No, cominciamo con le domande difficili. Cioè, definisciti, cosa sei? Non diciamo parolacce. No, parolacce non dobbiamo dire, sappiamo che siamo... Allora, cosa sono? Ristoratore... Creativo. Un ristoratore creativo. Mancato performer. No, perché mancato performer? No, cioè, performer. Quindi tu principalmente ti senti un ristoratore creativo. Ristoratore creativo. Ok. Non so che vuol dire, però è bello. Cioè, un ristoratore creativo, cioè nel senso che sei un... sei nell'ambito della... gestore di locali, ecco, locali vari di vario genere, ristoranti, eccetera, perché... Magari i ragazzi non lo sanno, Alfonso è uno storico dei locali a Caltanissetta, più altre cose che andiamo scoprendo. Storico, mi sento un dinosauro. Un dinosauro, sì, però sei un dinosauro che si è sempre saputo rinnovare. Ti sei rinnovato, ecco, sempre. Sempre vivo. Quindi adesso stiamo ripassando da una zona che forse per te è molto particolare, quindi cominceremo a parlare proprio da questa zona. Allora, poi tra l'altro noi agli ospiti, lo spieghiamo perché, giusto per far capire come passa la trasmissione, io chiedo di portare delle cose, chiedo di portare delle foto da fare vedere, dei brani musicali che poi andiamo a scoprire, e un oggetto che magari ti rappresenti, che magari è un po' a cui sei legato, diciamo, in maniera particolare. Allora, intanto possiamo subito parlare di un'iniziativa, la tua prossima iniziativa, che è quella più, diciamo, più fresca. Che la mia prossima impresa forte. Che è, allora, io qualche mese fa, tra un caffè e l'altro, incontrando varie persone, così è venuta fuori l'idea quella di recuperare un po' un tratto storico della nostra città. Cioè, tra l'altro non possiamo andare dentro perché c'è il divieto d'accesso. Però qui siamo all'ingresso della strada Foglia. Però a te questa strada è particolare. E questa è la via Berengario Gaetani, che è praticamente il luogo della mia giovinezza, della mia infanzia. Perché qui via Berengario Gaetani aveva il negozio mia madre, quindi io sono cresciuto in questa strada, in queste vie, che un tempo erano piene di attività, di negozi di ogni genere, macellerie, gioiellerie, mobilifici, di tutto. Ora purtroppo non è più così, però ci torno sempre con grande piacere, perché qui si respira veramente la dimensione umana della città. Il vecchio centro. E niente, questa iniziativa prevede l'apertura di varie attività alla strada Foglia. Ci siamo messi insieme un gruppo di imprenditori, ognuno aprirà la propria attività commerciale. Abbiamo costituito una rete di imprese
piano di marketing, la programmazione degli eventi, la pubblicità, tutto quello che... E ognuno avrà la sua attività, sono tante piccole attività, abbiamo preso, ognuno ha preso in affitto delle piccole botteghe ormai abbandonate. Perché c'è il tratto iniziale della strada Foglia, che ormai non ci sono più neanche le baracche, iniziano un po' dopo. Quindi siamo riusciti a convincere i proprietari, alcuni dei quali non volevano assolutamente affittare, a vendere, non volevano spendere soldi per la ristrutturazione. Comunque stiamo investendo noi in questo tratto di strada, per carità, lo stiamo privatamente. Non ci sono aiuti da parte del comune, come qualcuno ha detto, gli stanno dando i soldi al comune, assolutamente no. Quindi il comune sicuramente poi farà la sua parte, sicuramente, anche perché è una bella cosa, perché tra l'altro la strada Foglia, io me la ricordo pure da bambino, che era un luogo molto vivo, certo magari sarà difficile ritrovare quelle vecchie... Se tu hai ancora la respiri ancora quest'aria. Per carità, noi non stiamo inventando niente di nuovo, perché comunque in tutte le parti d'Italia i mercati storici li stanno recuperando così, in questa maniera, riuscendo a far convivere quello che è la tradizione con l'innovazione, l'apertura di questi locali che sono per lo più street food, quindi con prodotti tipici, veloci, non sono ristoranti impegnativi, sarà la polpetteria, ci sarà la friggitoria di pesce, la birreria artigianale, il wine bar, insomma ci sarà tutta una serie di attività che in questo angolino della strada Foglia, che noi speriamo che serva da volano, che poi possa anche invogliare altri a fare altro, tutta la strada, tutto il centro storico, insomma cercare di fare diventare quello che è il centro storico un distretto del fuoco. Quindi voi state partendo, date là questa cosa. Speriamo. Tra l'altro ritornando sul personale, perché qua dobbiamo parlare del personaggio, tu sei stato sempre un innovatore, sei stato, io voglio, cioè, ripeto, anche pur essendo coinvolto, però ne parlo. Tu hai partecipato a molte cose, abbiamo fatto molte cose insieme. Cioè a me non piace autocelebrare. No, assolutamente. No. Vabbè, però tu sei stato cose l'abbiamo fatto. Allora, vogliamo ricordare il lungomare. Ti ricordi il lungomare? Il lungomare è stato il primo locale. Il primo di una lunga serie. Stiamo parlando del 1996. Nel Novecento. Cioè, 96, siamo nel 2017. Quindi stiamo passando 21 anni fa. Ed è stato innovativo perché mi ricordo, a parte il fatto che io, la cosa curiosa, che quando fu partì l'idea di fare sto locale, che io proposi questo fatto di ricordo di fare la spiaggia, diceva figurati, invece poi si creò quel gioco di parole. Il nome l'ha inventato tu, Lungomare, i diritti. Diceva la gente, dove ci vediamo? Ci vediamo a Lungomare. La gente diceva, un neo Lungomare, era questo. E allora chiaramente era innovativo, perché ti ricordi, figuratevi che i DJ del locale eravamo io e lui. Sì. Racconta. I DJ eravamo noi con i CD, che allora non esistevano i CD DJ. Suonavano tutti quello da casa. Da casa. Che se le persone saltavano un po' per andare al ritmo, saltava il brano. Sì, perché c'era, ti ricordi che era il periodo che c'era il boom della Macarena, mamma. E questa Macarena, che poi vedete la storia si ripete, ora dicono che era il Despacito. Il Macarena durante una serata te lo richiedevano un sacco di volte. Sì. E saltavano. Saltavano anche il CD, e quindi questo brano durava delibitum. Quell'anno fu il primo locale, penso, che tenesse, dove si cominciò a fare le serate caraibiche. Sì, chiamavamo un maestro di Catania. Perché qua ancora non c'era nessuno. Non mi ricordo come si chiama, però era un tipo di Catania che veniva a fare una volta alla settimana lezioni di balli latinoamericani, non era il caraibico. Sì, erano balli latinoamericani ancora. E lì lungomare, insomma, noi abbiamo fatto questa spiaggia con gli ombrelloni, le sedie a sdraio, questo chiosco dove si facevano i cocktail. Cioè, sembrava veramente un villaggio turistico. Ed era, considera, tutta
tutte le sere, dal lunedì alla domenica, pieno sempre di persone. Sempre c'è un sacco di gente veniva da fuori. Beh, pure. Un sacco di gente veniva fuori. E poi in seguito nacque. E fu pure, e lì lo zero era una cosa bella, perché quando dicono ah ma ci vogliono. Noi eravamo 9 soci. Sì. 9 soci senza un euro in tasca. E abbiamo preso questo locale, cominciando a fare il tesseramento, perché era sotto forma di associazione culturale, quindi si faceva il tesseramento di 10.000 lire. Cominciamo a fare il tesseramento, le persone facevano il tesseramento ancora prima che il locale fosse aperto. Sì, perché erano attirati sulla fiducia. Sulla fiducia, si fidava, anche fiducia. Perché non c'era nulla praticamente. No, anche perché già noi avevamo anni di organizzazione di eventi, di anche serate, capodanni, serate. Sì. E quindi le persone cominciarono a fare il tesseramento e noi con i soldi del pre-tesseramento abbiamo realizzato il locale. E stiamo parlando di 20 anni fa, signori, 21 anni fa. Dopodiché nacque il solito posto. Il solito posto, sì. Il solito posto, altro nome inventato da Gallà, dalla mente diabolica di Gallà, perché io ogni volta che avevo un locale dicevo compà ma dammi un nome, ma vediamo quattro nomi. E io gli dicevo chiamiamolo solito posto, se la gente dice dove ci vediamo? Al solito posto. Sì, ma al solito posto unni. Era questo la. Al solito posto eravamo 4 soci, io, Peppe Capra, Michele Spena e Fabio Monreale, che abbiamo aperto questo locale, eppure lì ci siamo messi addosso assegni, firmati, cambiali perché non avevamo sempre senza soldi. E quindi niente, abbiamo aperto questo locale. Il primo anno l'abbiamo aperto tardi, l'estate già era inoltrata, quindi non abbiamo potuto fare granché. C'era già un locale prima che faceva il liscio il sabato e la domenica, e noi abbiamo continuato a fare liscio sabato giusto e per pizzeria per partire. Poi abbiamo iniziato la stagione invernale facendo dei cambiamenti all'interno. Poi la stagione estiva successiva è stata quella dell'esplosione, perché abbiamo fuori modificato un po' tutto, abbiamo fatto un bel chiosco, belli spettacoli, abbiamo con grandi nomi. Abbiamo fatto per anni programmazione che la gente diceva manco l'amministrazione comunale. Già da allora. Quindi non è un problema di adesso, è sempre stato così. Quindi non è che dice è colpa dell'attuale amministrazione comunale. Quindi da allora abbiamo fatto una programmazione, perché facevamo il mercoledì c'era il cabaret con nomi importanti, sono tutti quelli che diciamo sono passati allora, passato da Zelico, Ficarre Picone, Mica Cioppo, Sconsolata, Mago Forest, tutti quelli che insomma, tutti grandi, che allora erano più abbordabili, ora è possibile, però voglio dire allora erano. E poi c'è la programmazione di musica dal vivo, che sono state fatte cose pure molto importanti, tipo Roy Pace, Timoria, i Tinturia, i Prozac più, insomma, sono state fatte per anni una programmazione di jazz insieme a Musicart, importante, che sono tutti i più grossi jazzisti italiani e internazionali, come Enrico Rava, insomma, cose. E praticamente con il solito posto si sono chiusi gli anni 2000. Col solito posto si arriviamo ai primi. Sì, i primi anni del 2000, 2009 sì. Credo. 2009. E parallelamente, Alfonso Grillo, oltre a organizzare spettacoli, faceva spettacoli. Facevo il cretino. E allora? Facevo il cretino con. Sempre con l'altro cretino che sarei io, però vabbè, figuriamoci. Facevo i Tafano Brothers. Sì, una. Che Tafano Brothers quando sono nato? Nel 1993. Ancora prima, perché a Caltanissetta si organizzava il festival della canzone stupida, inventato da quel genio di Giovanni Magrini. Cioè poi si è messo a fare il consigliere comunale, insomma è caduto un pochettino in basso. Però lui si è inventato il festival della canzone stupida. Cos'era il festival della canzone stupida? Ogni anno praticamente si dava annuncio che fra una settimana c'era questo festival, e quindi con un cartello inviato dalla regione, perché tempi, non è che c'era telefonina, ai tempi si stava tutti inviato dalla regione, quindi poi tutte le varie comitive si organizzavano, si riunivano tutte le sere per inventarsi una canzone stupida,
E quindi c'erano queste esibizioni molto improvvisate, molto sgangherate, che veniva, poi si dava appuntamento al dove c'è adesso il bingo per andare in questo posto, perché non si sapeva, era tipo il rave di adesso, no? Non si sapeva, e tutti si partiva in colonnate, si andava in questa campagna sperduta. Quindi chi non, chi non arrivava là non sapeva dove, perché non è che c'era il telefonino, dice ma dove siete? Dove non siamo arrivando? Non esisteva. E veniva fatto questo festival. Io ho partecipato con altri gruppi di amici, ancora con te, non ci, o perlomeno ci conoscevamo. No, ci conoscevamo, ma non ci frequentavamo. Non sapevamo che era. Parolacce, ne posso una parolaccia? Sì, vatti, dai, no, non sapevamo che eravamo dello stesso stile di coglionaggi. Ecco. Quindi ancora ci studiavamo. Se non che in una di queste edizioni abbiamo partecipato. Tu con Stefano, mi ricordo, Stefano, che poi è diventato il nostro bassista. Sì, sì. Con una canzone che faceva a Tony Maganuco, tu ti viene lo fuoco. Ah, c'era questa frase incriminata che diceva a Tony Maganuco, tu ti viene lo fuoco. Tony, ti ricorderai di questa... E io cantavo Papiglia Languria con Davide Di Vendra, che poi diventò sassofonista dei Tafano. Che poi la canzone diventò Come le bestie. Come le bestie, sì, sì. E niente, poi... E lì arrivammo secondi, pari merito. L'abbiamo detto, forse abbiamo detto, forse siamo talmente imbecilli che dobbiamo metterci insieme. Ma tu avevi il negozio di... Io avevo un negozio di strumenti musicali. Stiamo parlando degli anni... Attenzione, stiamo parlando prima dei primi anni 90. Primi anni 90, stiamo parlando 91, 92. Quindi 27 anni fa. Dove io ti venivo a trovare ogni tanto e cominciammo, tu gestivi un locale, sì, c'era il downtown nel dove 90, io venivo, sì, così a passare le serate, facevamo quel giornalino, sì, ricordi, sì, fotocopiato, sì, perché non esisteva la stampa digitale, insomma, manco il computer, era tutto pure fotocopiato, era scritto a macchina e poi incollato. Immaginate e le fotocopie, che cosa e facevamo questi giornalini, questa... Poi gli ho detto ma guarda, dobbiamo creare un momento di bambino, perché non cominciamo a pigliare le canzoni del festival, la canzone è stupida, e facciamo una band e facciamo un concerto. E io andavo a trovare, però prendevamo le canzoni, però nel frattempo ci andavo oggi e scrivevamo una canzone. Ci andavo l'indomani, ci veniva l'ispirazione, ci andavamo a casa, uno scriveva un verso, uno un altro, e mettevamo insieme un'altra canzone. E poi piano piano andò a finire che abbiamo messo la parte delle canzoni del festival, la canzone stupida, tranne una. Sì. Ah, e io che era... E abbiamo creato questa band. Ma band con musicisti che praticamente o non sapevano suonare o erano... Cioè, erano di quelli alle prime armi, erano scarsissimi. E... Un po' come gli Schiantos geniali agli inizi. E figuratevi che c'era un bassista, Giovanni Giambrone, che ancora non aveva neanche il basso, non sapeva suonare. Ha detto, come dice, Giovanni, impara quattro cose prima, cioè, almeno al tenerlo in mano ce la sapevi. Sì, poi imparò, diventò bravo. E noi abbiamo preso Alessandro Giugno, se ti ricordi, l'architetto Alessandro Giugno. Sì. Che era un bassista metal, faceva lui death metal, che è una cosa estrema. E faceva il bassista. Come noi, la cosa positiva è che noi abbiamo avuto un sacco di musicisti che... Poi successivamente cominciarono anche a venire a suonare con noi musicisti bravissimi, certo, proprio per il piacere di stare a cogliolare un po', a babbiare, a suonare con noi. E mi ricordo quella sera al downtown, noi abbiamo creato l'evento come se fosse un gruppo, perché la gente non sapeva che eravamo noi. Sì, noi ci siamo inventati questi nomi, abbiamo detto che c'era questo gruppo che veniva da fuori, la gente chiaramente era incuriosita perché leggeva questa locandina Tony Tafano, Jimmy Guastella, tutti i nomi inventati. Noi dicevamo che erano italoamericani, è venuto un sacco di gente. E molta gente, c'è il locale pienissimo. Ma guarda, ti dico la verità, tu figurati che è capitato anche recentemente che, siccome io in studio ho ancora qualche locandina, qualche foto, gente che guarda e dice ma questi li conosco, che si sono forti, e non mi riconoscono. Quindi ancora, figuratevi, allora non sapevo, c'era una specie di identità segreta. Quando noi andavamo a fare i concerti c'erano questi, ma eravamo sì, noi, come i Daft Punk, ecco, sì, che sì, non sì, si sa chi e poi fosse. Siamo spuntati noi, e devo dire che è stata una serata bellissima, indimenticabile proprio.
è stata veramente un bel periodo, è stato un bel periodo. Perché vabbè, eravamo giovani. Poi ne abbiamo fatto un altro, sempre lì, e poi mi ricordo che ci chiamarono alla festa dell'unità, mi pare a settembre-ottobre dello stesso anno, alla Villa Medeo, dove siamo andati, abbiamo fatto uno spettacolo che durò un sacco. Perché improvvisavamo, e da lì sono venuti altri spettacoli, ma siamo stati, abbiamo fatto tanti spettacoli in giro, abbiamo fatto anche e poi c'è stato, se ti ricordi, in collaborazione sempre con Musicart, abbiamo fatto al teatro Beaufremont l'Isca Fresca Show, com'era, il trionfo del cattivo gusto. Del cattivo gusto, dove noi praticamente prendevamo tutto ciò che era trash, quando il trash ancora non era di moda, perché è uscito dopo, noi eravamo un po' più avanti. Forse diciamo eravamo così troppo avanti che siamo rimasti indietro. Siamo andati avanti e siamo ritornati insieme. Sì. Eravamo avanti anche tutti i vari personaggi, coinvolge questi personaggi particolari tipo Raffaele. Ancora in televisione non c'erano Ippolito, ma Costanzo che invitava il suo salotto, i cosiddetti fulminati, no? Siamo stati dei precursori in questo senso, sì, e qualcuno ci criticava. Ora è diventata una moda, vedi anche su YouTube, no? Su internet. Sì, ormai anzi, voglio dire, più fulminati sono, più successo. E io qua c'ho dell'Isca Fresca Show. Hai portato le foto, perché ti dicevo di portare delle foto, vediamo cosa. L'Isca Fresca Show, che praticamente fu fatta al teatro Beaufremont, strapieno, si pagava 20 euro. E allora non erano pochi 20 euro per lo spettacolo, era un sabato sera. No, 20 euro. 20.000 lire. Uscì l'articolo pure su Comics, che Comics era un giornale nazionale. E c'era, vedete, questa era la scenografia. Isca Fresca Show, con la Isca. E ci furono Roberto Piccantoni, inventore del rock demenziale. Purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. C'era Danilo Lapadura alla batteria, Gianluca Ciresi, Esafamà, e mi ricordo, e Gaetano Butticè, il maestro Gaetano Butticè. Cioè, musicisti bravi. Musicisti bravi. Che scarsi eravamo noi, praticamente. Eravamo io e lui, e quindi... E questi eravamo noi in quegli anni. Con i capelli lunghi, senza capelli bianchi. Io questo qualche è una chilo delle, in meno. Tu mi hai chiesto una foto, ma io ti ho portato, più foto, un album, perché è una, io ho conservato della mia vita gelosamente questo album, è un altro che poi ti farò vedere, che sono, diciamo, le due cose della mia vita che ho fatto, a cui sono veramente legato. Vedete, queste sono io quando avevo il capello lungo ed ero magro. Perché poi un'altra cosa, per esempio, io Alfonso gli ho chiesto, come ho chiesto a tutti gli ospiti, di scegliere delle canzoni. Lui ha scelto tre canzoni, tra l'altro tre canzoni straniere, cioè italiane zero, niente. Allora, io ti devo dire che quando ero ragazzino al liceo, cioè, guardate, che scoprite di Alfonso, io ascoltavo pochissima musica italiana, quasi niente, perché io mi sono affezionato proprio da piccolo quando ho scoperto Elvis Presley. The King. Attraverso i film che faceva, quindi in televisione davano, io mi ricordo avevo 10-12 anni, mandavano questi film con Elvis, e mi sono appassionato al rock and roll, e quindi poi piano piano ho scoperto tutto il mondo rock, l'heavy metal. Io sono un grandissimo appassionato di heavy metal, io a casa c'ho una collezione che è veramente invidiabile di dischi rock ed heavy metal, soprattutto ho tutte le varie discografie di AC/DC, Led Zeppelin, non si direbbe. È rockettaro, cioè, perché è tallaro. Ha scritto tre canzoni che noi stiamo ascoltando ora sottofondo, che è un brano degli AC/DC, perché è it's a long way to the top, cioè la strada per arrivare in cima è lunga, traduzione così spicciola, perché è una canzone che nella mia vita me lo sono sempre riascoltata e mi è servita sempre da stimolo. Quando ho fatto delle cose nuove,
studio e sono andato incontro a difficoltà, vabbè, questa canzone veniva sempre in mente, questa canzone che diceva, che ripeteva la strada per arrivare in cima, per avere successo, è lunga. Per raggiungere un obiettivo devi zappare duro. E io incoraggiavo, dice sempre banale, però no, la musica ha anche questo potere. Io vedi, infatti faccio scegliere le canzoni perché sono sempre legate a qualcosa. Ah, la mia raccolta di dischi è rigorosamente in vinile. In vinile, i dischi originali degli anni 60, degli anni 70, dove io ero malato e andavo a Palermo nei vecchi negozi a cercare vecchi brani, vecchi dischi dei miei gruppi preferiti. Poi un altro brano che è un po' più romantico è il brano delle Zeppelin, diciamo che è il capolavoro delle Zeppelin. Le Zeppelin è il mio gruppo preferito in assoluto. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven è un capolavoro assoluto, secondo me è la migliore canzone di tutti i tempi. Stairway to Heaven perché proprio accompagnato quegli anni del liceo, perché con altri ragazzi, con altri amici condividevo questa passione per il rock, per l'heavy metal. E mi ricordo che io comprai una videocassetta dei Led Zeppelin, The Song Remain the Same, che è un specie di concerto documentario delle Zeppelin. E l'abbiamo visto a casa di un amico mio, e mi ricordo che quando arrivò il momento di Stairway to Heaven, cioè eravamo paralizzati, emozionati, commossi, cioè, capito? Perché vedevamo l'esecuzione live, cioè come se stessimo per vederla di presenza, invece era davanti a un video. Cioè, è la musica che coinvolge. La musica che coinvolge, sì. E poi tu hai scelto un altro brano, che io sinceramente ti dico la verità, io ti conoscevo, io ho detto sicuramente Alfonso prenderà qualche brano heavy metal, perché lo sapevo, ma hai scelto un brano, l'altro, il terzo brano. Il terzo brano è un brano dei Pearl Jam. Sembrava strano, perché io non lo so, ai Pearl Jam non ci legavo tanto. Come... No, vabbè, i Pearl Jam sono, diciamo, la fase più recente della storia del rock, perché io non amavo solo il rock, l'heavy metal, quando io ero ragazzino era gli anni 80, i Pearl Jam sono degli anni 90 con l'esplosione della musica grunge, no? Quindi Nirvana, i Pearl Jam e Eddie Vedder sono, secondo me, di vedere canzone il cantante Led Zeppelin è una delle voci secondo me più belle del rock, perché riesce a fare dei brani potenti, dei brani romantici, diciamo, lenti, sentimentali, con una intensità mostruosa. C'è una colonna sonora di un film che si chiama Into the Wild. Sì, racconta di una storia vera, che c'è la colonna sonora fatta da lui, che è, secondo me, non ho mai visto un abbinamento di immagini e musica. Tu che sei musicista, cose, insomma, mi capisci perfettamente, mai così perfetto, ben architettato. I Pearl Jam mi ricordano in particolare questa canzone, mi ricordano una persona importante della mia vita, e quindi è legata a questa persona, è legata a questa canzone, è tuttora legata a questa persona. Ogni volta che ascolto un brano di Pearl Jam lo leggo a questa persona. Questa è una cosa positiva, perché sembra anche gli odori sono certe volte legati le certe sensazioni, ma mai come la musica, perché la musica sempre dei brani sono legati a un periodo, a delle persone, quasi sempre positive, attenzione. Io guarda, un brano che, ecco, non te l'ho messo nella lista perché giustamente erano solo tre. Io ho detto tre, poi. Però c'è un disco di un artista che io non amo in particolare, Elton John. Io è un artista che non amo in particolare, lo apprezzo per. Però io ricordo che quando. No, è proprio un disco, era un doppio, era una raccolta di Elton John. Io vi ricordo nel 89, ho fatto il militare nel 90-91, io vi ricordo, abbiamo aperto con mia madre e mia sorella il negozio in via Piave, e nei mesi che, insomma, dei lavori di sistemazione, dopo che finirono l'arredamento di sistemare la merce, avevamo un GT,
che era quello, che era di questo di Elton John, che era messo continuamente perché era un doppio, quindi finiva uno, attaccava l'altro, quindi quelle settimane, quei mesi, la colonna sonora è stata quel CD. E io tuttora, ogni volta che ascolto anche alla radio un brano di quella là, mi ritorna in mente quei momenti. Io tutte le mattine, appena mi sveglio, che metto con l'iPhone, metto musica, io tutte le mattine metto, sono gli AC/DC, la mia colonna sonora della mattina quando mi sveglio sono gli AC/DC. L'alternativa sono i Cult, cioè un gruppo, i Cult in particolare un disco che si chiama Electric, che è impressionante. Io ogni mattina così, cioè almeno quei 3-4 brani, tempo che mi preparo, sono degli AC/DC. Senti, invece ti faccio una domanda, perché visto ormai che parliamo di preferenze, vogliamo fare scoprire. Poi ti voglio suggerire una domanda da fare. Sì, è forse quella che ti voglio fare. Sì. Cioè, invece film, genere di film, io lo so. No, ma io lo so, vediamo se. Allora, genere di film, il mio top preferito è Tarantino. Io ce li ho tutti in videocassetta, i film di Tarantino, iniziare da Four Rooms, che è dove lui fece, era un film a 4 episodi dove lui faceva un episodio bellissimo, con Tim Roth, bellissimo attore. Poi vabbè, Le Iene, Pulp Fiction. Io l'ultima volta che sono andato al cinema ci sono andato con te a vedere un film di Tarantino. L'ultimo film di Tarantino. Eh sì, perché lui così al cinema glielo posto solo io e basta. Sì, cioè, sì. Se lui esce il film di Tarantino, lui va al cinema. Cioè, solo in quel caso. Stavo squillando il telefono. Va bene, niente, l'abbiamo spento. Che ti stavo dicendo? Riprendiamo. Allora, io come vedi, io sto un po' girando per Caltanissetta. Abbiamo scelto un orario dove non c'è molta gente, anche perché però lui è molto impegnato effettivamente per il locale, ma anche perché per vedere un po' meglio. Allora, così, senza diciamo tanto impegno, tu per esempio, se tu fossi il sindaco, se io forra sindaco così senza, cioè per esempio cosa fareste? Vedi, allora, se io forra sindaco, quello che farei è mi occuperei prima di tutto. Allora, va bene, bisogna progettare in una città le azioni a medio e a lungo termine, giusto? Perfetto. Cioè, se nel però breve a periodo, medio e a lungo termine ci vuole il medio e il lungo termine. Però farei, per dare un segnale, le cose semplici, a breve termine. Cioè io mi farei un giro giornalmente della città e comincerei a scrivere quello che noi. Qua ci sono materassi, chiamo il materassaio. Il materassaio, venite a ritirare. Secondo te, perché ci sono tutti questi materassi? Io ho fatto un'inchiesta. Ci sarà una svendita, che ti posso dire? Cioè, perché? Perché non lo so, si sarà svenduto, la gente sporca i materassi e poi non le vuole lavare e li butta così. Ma non è mai successa questa cosa dei materassi negli ultimi tempi, cioè è strana, sì, senti, sì, quindi sì. Allora faresti diciamo una sorta di attenzione. No, io cercherei di rendere la città più vivibile possibile, cioè pulita, ordinata, con le panchine, con le viole a posto, fare quelle piccole cose che fanno sì che una persona quando esce la mattina di casa ha il piacere di vivere, di stare nella propria città, quelle piccole cose che fanno però stare bene le persone. Te la posso dire una cosa sinceramente, ma tu non noti pure che diciamo l'amministrazione ha la sua colpa, diciamo, ma non noti che anche un po' il Nisseno genere non è molto, lì entriamo in un campo. Allora, io da che ricordo non c'è stato mai a Caltanissetta un'amministrazione che la gente abbia detto mi finalmente sì, c'è sempre la gente ha sempre detto meglio quello di prima, questo è il peggior sindaco, meglio il prossimo, sarà il prossimo sindaco, diranno che sarà il peggior sindaco che abbiamo avuto a Caltanissetta. Quindi non, e poi noi non piangiamo le colpe di 20 anni, 30 anni mala gestione di tutto, cioè alla fine non possiamo dare la colpa a chi c'è adesso, certo avranno le loro responsabilità, per carità, però quindi tu se fossi sindaco, se tu forra sindaco scusate che purtroppo ogni tanto sbaglio, lo so, ogni tanto, perché se tu forra sindaco la prima cosa che faresti diciamo la qualità della vita, cercare di alzare la qualità della vita, far sì che le persone nel fine settimana non se ne vadano a passare il tempo fuori,
Allora, io ricordo in quegli anni in cui c'erano, abbiamo aperto noi locali, c'erano altri locali, non è che c'era solo il nostro, i ragazzi rimanevano qua, rimanevano a Caltanissetta. Chi è che studiava a Palermo, a Catania, all'università, il venerdì rientrava per passare il fine settimana qua insieme agli amici, perché c'erano i locali dove si andava a fare musica dal vivo, c'era il via della regione. Ora la tendenza è completamente, e venivano tutti quelli della provincia di Caltanissetta, Crescenze d'Enna, dei paesi, venivano a passare la serata qua, perché eravamo al centro ed eravamo facilmente raggiungibili. Adesso non solo non viene più nessuno, ma i ragazzi di Caltanissetta se ne vanno a Catania, a Palermo, dai loro amici che studiano là, perché loro non ritornano e li raggiungono per passare la serata. Io mi ricordo che pure quando si facevano le serate si ringraziavano, sa, al microfono, quando facevamo quelle manniate, salutiamo gli amici. E vuoi sapere quale gli amici di Serra di Falco, poi veniva sempre qualcuno che diceva: senti, che fare, saluti quelli di Milena. Di Milena. Erano tutte, venivano dovunque. Perché tu dici è finito tutto questo? Non è che è finito per colpa dei disegni o per colpa dell'amministrazione, è finito per colpa dell'abusivismo. E qui ci sono stati degli anni in cui ci sono stati, proliferavano delle organizzazioni che facevano delle serate in maniera abusiva. Certo. Nelle ville, andavano a danneggiare. Fuori. Andavano a danneggiare ovviamente chi le faceva in maniera. Quindi si svuotavano i locali degli steni, chi veniva fuori, arrivava al locale, era, diceva nessuno, c'è, e non tornavano più. Quindi è venuto a mancare questo controllo di queste attività che hanno danneggiato seriamente. Si sottovaluta questo, ma anche perché, dico, Caltanissetta, essendo al centro della Sicilia, si potrebbe anche pensare di farlo diventare un centro di servizio. Allora, dove io faccio sempre un ragionamento. Io qua, scusa, quando parlavano, ti ricordi quando parlavano che dovevano aprire a Caltanissetta il casinò? Sì. E io ero d'accordo, ho detto ma magari. Cioè, allora io faccio sempre, pazzesco. Io faccio un ragionamento banalissimo. Il milanese, per andare a volte da un punto all'altro di Milano ci sta un'ora, fa 100 km. Voglia. O per andare a mare, per lui fare 100 km non sono niente. È ordinare, sì. È come noi che oggi stiamo facendo di qua, da una punta all'altra della città. Ora, se tu gli offri ai turisti, al turista, dice vieni a Caltanissetta, vuoi visitare la Sicilia, devi venire a Caltanissetta, ma come a Caltanissetta? Sì, perché a Caltanissetta intanto io ti faccio vedere le cose belle che ci sono qua. Che ci sono. Non le valorizziamo, ma ci sono. Poi ci meravigliamo quando gli altri dicono ma così bello, sì, ma ce l'abbiamo. Sì, sì, sì. Quindi farli stare qua e fargli scoprire le cose. E poi da qui a mezz'ora ti porto alla Valle dei Templi, un'ora ti porto a Taormina. Ti faccio visitare tutta la Sicilia, creando, ovviamente bisogna creare degli itinerari, dei percorsi turistici. Poi magari anche li porti a mangiare nel ristorantino tipico, li porti a comprare la botteguccia tipica, i prodotti tipici. Questo bisogna. Te la posso dire una cosa? Semplice. E secondo te perché non si fa? Non lo so perché non si fa, perché io quando parlo con alcune persone che hanno delle belle teste, tutti la pensano alla stessa maniera, ma però non. Non lo capisco. Manca qualcosa. Io, guarda, ti dico la verità, io dico spesso che Caltanissetta soffre di una sindrome da freno a mano, cioè perché vedo che si parte con delle cose che sembra che debba diventare chissà che allora, cosa. Poi io questa cosa alla strada foglia l'ho pensata e ho cominciato a parlarne con le persone. Ho detto, inutile che stiamo a parlare, facciamo, muoviamoci, certo. Mettiamoci in gioco, proviamoci. Perché non dobbiamo avere poi un domani il rimpianto di dire non ci abbiamo provato. Certo, no, ma guarda, io ti dico. Però tu la domanda mi volevi chiedere forse. Vediamo. Perché non te ne sei mai andato di Caltanissetta? Bravissimo. No, questo te lo volevo chiedere. Allora, facciamo finta che. Allora, Alfonso, ma come mai tu, che sei sempre stata una persona così attiva, propositiva, hai fatto delle belle cose, come mai non te ne sei mai andato da Caltanissetta? Ma guarda, questa domanda non te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, guarda, veramente mi fa piacere però che mi hai fatto questa domanda, perché mi hanno chiesto in tanti, io ho avuto tantissime occasioni di andare fuori, però io amo la mia città. Ma l'amo in una maniera viscerale. Ma tu con i fatti?
con i fatti, perché io penso di aver dato tanto alla mia città e alla mia città mi ha dato tanto. Io mi trovo bene perché è una città misura d'uomo, io esco la mattina, sto tutto il giorno in giro a fare la spesa e babbio con il fruttivendolo, cioè, capito? C'è una si alleggerisce, umana. Io la leggerezza nell'impegno, nello stress, perché poi ci sono gli imprevisti, ci sono, cioè, succede di tutto quando si ha un'attività commerciale. Però nello stesso viverlo non riesco a vivere con leggerezza, proprio perché io vivo appieno la dimensione umana di Caltanissetta e io amo Caltanissetta e non me ne andrò mai, difficilmente me ne andrò. Non mi piacciono quando le persone sento dire. L'altro giorno ero in erboristeria e una persona mi fa, il ragazzo là che gestisce l'erboristeria, un ragazzo laureato in chimica, uno che, ma tu sei troppo bravo, che ci fai qua? Te ne devi andare, te ne devi andare. Io ho detto, signora, ma mi scusi, ma uno più gestina per l'erboristeria, vai se babbo. No, ma che c'entra, ma lui è troppo bravo. Sì, ma è troppo bravo, farà il suo lavoro con grande professionalità. Cioè, vuol dire che se io vado, chiedo informazioni su un prodotto, lui me le saprà dire come si deve. Cioè, sta, in alcuni c'è questa mentalità, però fortunatamente sì. non tutti la pensano così. Io sono Caltanissetta, ha grandissime potenzialità, quindi sicuramente ce la faremo. Tu dici che ce la faremo? Sì, sì. Ma sì. La cosa, bestia, tu devi sapere una cosa, Alfonso, te lo dico con cognizione di causa. Vabbè, tanto poi vedremo le altre foto che sono molto particolari. Allora, a me capita pure spesso che mi fanno questo discorso, ma perché io sinceramente... Onestamente, andare a fare lavapiatti in Inghilterra non mi alletta. Ma forse, guarda, se avevamo 18 anni, 20 anni ci sarei andato. Però la cosa strana nostra, guarda, mi voglio prendere anche sto merito pure io, è che noi ancora a un'età che non è più l'età del ventenne, del trentenne, già abbiamo qualche annetto in più, sì, ancora siamo ottimisti, diciamo dai che ce la possiamo fare, che facciamo sta cosa. Ma ancora ci riusciamo a mettere in gioco, ci mettiamo in gioco continuamente, siamo propositivi. Io questo voglio, che non ci sia, che non arrivi la rassegnazione. Perché la rassegnazione è la cosa più brutta che ci possa essere. Sì, no, io guarda, dico, per quanto riguarda esperienza personale, molta gente su quello che è un'altra storia, è un altro ospite questo di qua, quello che abbiamo fatto e che avremmo potuto fare, non ci siamo arresi. Ci stiamo semplicemente prendendo una pausa di riflessione. Ma vi assicuro che le idee ci sono molte cose che faremo. Tanti materassi nuovi, perché li comprano in offerta speciale e li buttano. Abbiamo capito. Si potrebbe essere un centro smaltimento materassi. Che poi si potrebbero riciclare. No? C'è un centro riciclo, si potrebbe fare. No, questo diceva, è strana questa cosa, che noi ancora a un'età che non è più l'età del trentenne, del 25enne, cioè noi siamo ben oltre, diciamo. Ancora abbiamo questa voglia, quindi sarebbe bello anche che anche i ragazzi, quelli più che hanno più energie, hanno più tempo davanti a loro, perché purtroppo, voglio dire, non è che il tempo s'accorcia. Ma io non posso sentire i ragazzini, non è bello sentire i ragazzini a 16 anni dire vabbè, faccio il liceo, poi mi diplomo e poi me ne vado. Cioè già a 16 anni, 17 anni, tu hai in programma di andartene. Certo, ma perché? Però secondo me è una terra vergine questa, sotto certi aspetti, proprio perché molte cose non ci sono, si possono creare, si possono inventare. Cioè, io posso fare tanti esempi di gente che si è inventato un lavoro e si può riuscire, ci vuole la buona volontà. A B farà mocca, parliamoci chiaro. Sì. No, questo è vero, la cosa positiva è che è un terreno chiaramente vergine. Certo, chiaramente non puoi competere con altri territori, però voglio dire, un minimo si può anche creare. Per esempio, vedi, per esempio, qua stiamo passando davanti una bella realtà che è la Street Factory Eclettica, che io vedo hanno che creato una bella cosa. Una bellissima cosa, veramente. Complimenti ragazzi. Io ho una cosa che vedo che manca a molte persone, di tutte le età, non parlo solo. Ma manca la mentalità imprenditoriale, la mentalità di mettersi in gioco, di rischiare. E questa è una cosa che non la insegni.
la devi avere nel bagaglio culturale. Io vedo che in alcune città del nord i ragazzi, quando si diplomano, la prima cosa che pensano è mettere su un'attività, un'azienda, rischiare. Ma perché mettere su un'azienda è sempre un rischio, un punto interrogativo, perché non c'è niente di sicuro. Cioè io apro un locale, ma non è che è sicuro che va bene, che funziona, certo, tutto che la gente viene, che la... Qua la cosa che si pensa è, vabbè, trovare il posto, lo stipendio, bisogna cercare di osare, rischiare. Che se no, voglio dire, signore, la vita è breve. Allora, ritorniamo alle foto. Allora, un altro diciamo capitolo del nostro ospite di oggi, Alfonso Grillo. Molti non lo sanno, abbiamo scoperto che è un rockettaro, lo conoscevamo già come scusa, mi hai chiesto perché non ti sei mai messo in politica, ti sei mai candidato. Ma poteva essere la prossima domanda. La prossima domanda, allora ritorniamo alle quindi poteva essere la prossima domanda. Allora, facciamo finta che devo fare questa domanda. Allora, Alfonso, come mai non ti sei mai messo in politica? Non hai pensato mai di entrare in politica? Non sono mancate le occasioni, però vedo che la politica, quando tu parti bene, poi quando entri a far parte del mondo della politica, sembra cioè che ti adegui a quello che cioè parti incendiario e arrivi pompiere. Bravo, bravo. È questa la frase. No, io non farò mai, non penso che entrerò mai in politica, non ho mai la politica, cerco di tenerla più lontano possibile dalla mia vita. No, hai ragione, perché questa frase che ho detto, questa si nasce, cioè partono incendiari e arrivano pompieri. Purtroppo è vero, mi è capitato anche con personaggi che purtroppo io non conoscevo da anni, che sembrava chissà che cosa, ma perché secondo me poi vedi il fatto di fare delle cose privatamente poi alla fine funziona perché non devi andare dietro a quella che è la burocrazia, a quella che sono i meccanismi della politica, quindi secondo me bisognerebbe riformulare un po' tutto, cioè partire veramente dal basso, perché c'è qualcosa che non funziona. Perché quando noi ci chiediamo perché, guarda, l'altra volta un americano diceva, ma perché voi qua in Sicilia, che avete una terra bellissima, siete combinati così male? Cioè quello diceva, è impossibile, avete tutto qua. Chi hanno mangiato pure un pezzo di tavolino. Bravi, cioè andare a... come si fa a spiegare a un americano tutti questi meccanismi? Per esempio, io ho notato che c'è anche, si parlava di politica, per esempio durante le elezioni, una cosa tipica che dice quello l'amico, cioè secondo me noi non abbiamo la lucidità di pensare che la politica magari non deve essere fatta soltanto degli amici, ma di competenze. Allora lì magari dice, no, aiutiamo l'amico nostro che è già amico mio, magari pur sapendo che quell'amico suo non farà niente. È lì perché noi non sappiamo dire no. Ecco, questa è la... Comunque, queste sono altre storie che noi non tocchiamo così, ma non vogliamo entrarci assolutamente, perché questa divieto di accesso? È una... Ah, 250 euro. No, non l'ha sotto. No, attenzione, siamo Zen. Precisi. E, qua siamo alla rotonda, che è, questo per esempio è uno dei viali che secondo me sono sfruttati pochissimo. Io c'avevo una fidanzata che pesava 120 kg e gli cantavo sempre questa canzone quando eravamo qua, una rotonda sul mare, romantico, vedete, questa è proprio l'animo romantico di Alfonso Grillo. Allora, ha portato altre foto che io conosco, perché sì, io l'ho detto anche prima di prendere in carico l'ospite, ho detto è una persona che io conosco benissimo, ho condiviso tante belle cose, quindi so che foto ha portato. Facciamo vedere queste foto. Allora, queste sono foto. Io mi fermo perché veramente è da fermarsi. Allora, queste sono foto, vabbè, queste sono troppo piccole, vi faccio vedere qualche foto in cui sono più grande. Sono le foto di uno sport che io praticavo,
in gioventù. E secondo voi che sport sarà? Vediamo, in avete qualche secondo per pensare. Che sport poteva fare? Che sport poteva Alfonso fare? Grillo. Salto in lungo? Salto in alto? Bocce? Sumo? No. Facevo io. Guardate bene. Karate. Si vede? Sì, da questa parte. Karate Kyokushinkai. Ed era anche cintura nera. Cintura è stato nera, promosso cintura nera. Io ero cintura nera all'età di 16 anni. Ora ormai la cintura non basta più. A 16 anni ero cintura nera. Ci vogliono le bretelle. Ho lasciato perdere che a un certo punto ci volevano due cinture e il maestro mi ha detto: ascolta, una cintura va bene, doppia cintura nera ancora non esiste. Quindi mi hanno buttato fuori dalla palestra. Io ho iniziato a fare karate. Cioè, questa foto che è magnifica, falla vedere, ti prego. No, questa foto è terribile. No, ti prego, falla vedere. No, falla vedere, ti prego. No, falla vedere, guardate. Con gli occhiali enormi. Vabbè, ma si portavano allora. Vabbè, stiamo parlando di che era? Questo era anni 80. Mamma mia, anni 80. Questo era campionato italiano. Comunque, scusate, io avevo pure gli occhiali così, quindi non mi sto meravigliando. Campionato italiano a Roma. E niente, io ho iniziato nel 1980, quando il maestro Villa Riccardo tornò, che era lui stato tanti anni in Svizzera, dove imparò quest'arte, tornò a Caltanissetta e aprì la palestra, la prima palestra di karate Kyokushinkai in Italia addirittura, ancora in Italia non c'era quello questa... stile. Che, vedete per esempio questa foto che è del 20 dicembre del 1988, giorno di Sicilia. Vedete? Alfonso Grillo convocato agli europei. Già era un atleta di livello. Cioè, è codicissimo. Cioè, ma c'ha a dirla sta cosa. Ora voi dico che magari lo conoscete, lo vedete. Ora voi potevate immaginare che era un rocchettaro ex cintura nera di Kyokushinkai. No, la cintura cioè, no ex, la cintura resta sempre. La cintura non da leva. Cioè, la cintura ce l'hai, dico, però non vai più, dico, l'attività. Non penso che vai. Togli la cera. Da tanti anni, anche se di recente il mio maestro Riccardo Villa ha riaperto la palestra dopo tanti anni e sono tornati in palestra tanti vecchi amici. E io ci sono andato a trovarlo. Tra l'altro l'anno scorso ho fatto una dieta, sono dimagrito di 30 kg. 30 kg? 30 kg, dici mia quant'era? E sono lì per tornare un po' a fare, ma così tanto per. Dai, guarda, prendi. L'unico sport che riuscirei a fare. Allora, cioè, prendi. Sono andato un mese in palestra a fare cardio fitness, cioè palle. Cioè, se non era per le mamme, perché io ci andavo alle 9 di mattina, perché le mamme, sai, lasciano le bambine e poi vanno in palestra. Ti guardavi le mamme, diciamo. Cioè, guarda quello che dicevano, un quarto d'ora di cicletta, un quarto d'ora non passava mai, cioè fermo così, tutto, a guardare l'orologio, 20 minuti e tapirulato, ma un mese. Poi hai lasciato perdere. Dai, allora prendi questo impegno, tornerai a fare. Questa è una chiesa bellissima. La chiesa di San Giovanni. Questa è la chiesa di San Domenico. Noi abbiamo visto durante la prima edizione di Pedipedi dove giravamo a piedi. Questa sai che era la piazza originaria? Sì. Questa già l'abbiamo vista, la prima punta. Chi la vuole vedere, chi volesse vedere le puntate vecchie, le può cercare su YouTube o nella pagina Pedipedi. Ci sono le prime quattro puntate della prima serie, la prima stagione. Abbiamo visto anche qua la zona degli angeli, insomma abbiamo girato un pochettino. Tu sai che ogni volta che vengono degli amici a trovarmi da fuori, loro vogliono visitare queste stradine. Sì, perché sono per loro hanno un fascino particolare. Per noi sono le vecchie strade, ci siamo cresciuti, le conosciamo, non diamo molta importanza, ma per loro sono un fascino incredibile. Tu vedi che fotografano. Sì. No, considera che a me è capitato una volta, abbiamo realizzato. Questo è il covo di Giulla. Il covo di Lorenzo, che lo avremo anche ospite. Lui, Lorenzo non lo sa, ma sarà invitato. Cioè, lo scoprirà adesso guardando la trasmissione. E io mi ricordo che abbiamo fatto un cortometraggio e l'ho fatto girare proprio direttamente proprio nelle stradine del. Ecco, intanto stiamo vedendo con immagine bella del nostro castello di Pietrarossa e la chiesa Santa Maria degli Angeli. Che per quanto, voglio dire, c'è chi dice, vabbè, castello, quattro pietre, ma quattro pietre, voi sapete che
tutti quelli che vengono a Caltanissetta, turisti, quei quattro turisti che vengono, tutti chiedono di vedere il castello di Pietrarossa, perché lo vedono magari nelle guide e lo vogliono venire a visitare. Allora, cioè, magari dovrebbe esserci possibilità di visitarlo in maniera più facile. Ci vuole semplicemente organizzarsi. Questa. No, ti dicevo, il discorso è quello delle stradine. Ha fatto questo cortometraggio è stato presentato non so dove, con una scuola, e hanno vinto un premio e gli chiedevano dove fosse girato questo cortometraggio. Ma la cosa che mi ha stranito di più non è tanto il fatto delle persone fuori che chiedevano dove fosse stato girato, ma persone caltanissette dicevano che non sapevano. Ma dov'erano? Dov'è? Allora, è le stradine degli Angeli, il cosiddetto quartiere arabo, dove tra l'altro si fa un bellissimo presepe. Noi quest'anno abbiamo collaborato pure, dovrebbe essere credo il primo nucleo abitativo. Sì, è stato il primissimo, anche se storicamente dicono che ci sia un nucleo ancora più vecchio. Noi l'abbiamo scoperto anche durante una puntata di Pedipedi, dove girando nel quartiere Santa Croce abbiamo visto che forse, molto probabilmente, storicamente forse c'era addirittura un nucleo ancora più vecchio di quello degli Angeli, dove stiamo transitando in questo momento. Poi tra l'altro voglio dire, certo è chiaro, attenzione, pedi andando a piedi è meglio vedere queste cose. Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso e lo torneremo a fare. Questo della macchina è un esperimento che stiamo facendo, è una cosa diversa, un po' tipo salotto. Però veramente bisogna veramente girare e vedere, perché c'è tanto da vedere. Io me ne accorgo certe volte anche con la bici o con lo scooter, girando, anche io trovo degli angoli particolari che magari con la macchina non riesci a vedere. È un bellissimo murales che abbiamo fatto realizzare noi quest'anno. Tu sai, io la pizzeria che attualmente gestisco, nel menu abbiamo cambiato i nomi delle pizze con i nomi delle vecchie strade, vecchi quartieri, perché prima non solo i quartieri avevano il loro nome, ma ogni strada non è che veniva chiamata la via Berengario Vetani, per esempio, che veniva chiamata via Berengario Vetani, o Cassariccio, cioè ogni strada aveva il suo nome. E quanta gente ti chiede che cosa è? Ma dove questa qua, dov'è? Qual è questa strada? E poi tra di loro, sai, fanno le scommesse. E io gioco e gli dico: se indovinate la pizza ve la offro io, ma siccome non indovinano mai, quindi non la offro mai. Anche perché, per esempio, anche un'altra cosa di Caltanissetta, ci sono molti nomi. Per esempio, ora siamo noi in via Ziboli. Ziboli, per esempio, è un nome arabo. Dove Ziboli è praticamente l'immondezzaio. Attenzione, non voglio dire che questa zona è il Mondezzaio, perché qua anticamente c'era la discarica. E tanti altri nomi, tipo la Saccara, cosa succede? Saccara, Gibil Gabib, sono tutti nomi che vengono da, perché noi abbiamo avuto qua la storia che lo dice, abbiamo avuto dominazione, cioè abbiamo avuto tutto, i francesi, dominati. Spagnoli, arabi, normanni, ora i cinesi pure. E quindi conoscere questa cosa è bella, questa cosa della pizzeria, per esempio, perché molti magari vecchi quartieri non li conoscono, non conoscono i vecchi nomi. Mi sono seduto con i miei genitori, mi sono seduto e ho detto: allora mi dovete dire tutti i nomi, e allora hanno cominciato a ricordare. Allora quella si chiamava Cassariccio, tutti mi hanno cominciato a fare un elenco enorme. Ogni strada aveva la sua. Ora queste cose non bisogna perderle, perché io pure mi ricordo da piccolo, mio papà diceva: è già un Cassariccio, che c'era la putia, Abbadienta. Quindi è un peccato perdere questa cosa. A me sai cosa piacerebbe fare a proposito di questo? Vedi, qua c'è la pizzeria Giufà, che ho messo Giufà perché Giufà è un personaggio siciliano. Mio papà, mia madre mi diceva quando ero piccolo: sei come Giufà! Perché facevo le birbanderie. Giufà, praticamente viene dalla tradizione araba, El Gufair dovrebbe essere, scusate la pronuncia, purtroppo parla malappena l'italiano. Ma sei un buzzo di scena. Lo so, non sembrerebbe. È la cosa bestiale che Giufà si presenta in due vesti diverse, sia come il furbo e lo sciocco. Oppure lo sciocco.
perché noi ci sono le storie, quelle famose di Giufà, che Giufà tira la porta, che Giufà si tira la porta. Però c'è anche il Giufà furbo, capito? Quindi ha queste due facce. Sì, sì, il furbo lo sto che così. Dice, facciamo un babbo con pagare. Sì. Quindi sono delle belle cose. Io ho letto diversi libri, è proprio molto, molto, ma molto, molto bella. Anche perché la cultura siciliana penso che sia una tra le migliori, le più ricche. Le più ricche, non dimentichiamo che quando qua in Sicilia, lo dico così, quando in Sicilia si faceva la cultura, quando in Sicilia c'era veramente la cultura, nel nord Italia c'erano i barbari. C'erano i barbari, c'erano le orde barbariche. Ecco, attenzione. Quindi la vera cultura, e non la sono, io a dirlo. È nata, ricordatevi amici siciliani, è nata in Sicilia, quindi dovete essere orgogliosi di essere siciliani, perché la cultura, la prima cultura è nata ti qua. Stavo dicendo, poi non parliamo di storie di Regno delle Due Sicilie, lasciamo perdere, perché no, chiudo soltanto dicendo questo, che la storia la scrivono chiaramente gli uomini e soprattutto chi vince scrive la storia. Ma vi dico che la Sicilia era veramente ricca, era una terra ricca. Era la terza potenza mondiale, la terza potenza economica mondiale. Lasciamo perdere Garibaldi e il resto. Garibaldi che era un bandito. Va bene, punto, questa è un'altra trasmissione. Allora, Alfonso. No, niente, stavo dicendo quasi una cosa che piacerebbe a me, a proposito dei ricordi, è quella di creare un luogo della memoria. C'è un luogo dove raccogliere i racconti anche delle persone più anziane, cioè fare dei video dove poter poi metterli tutti insieme e dove i giovani possono andare a consultare per scoprire, perché io per esempio per ora che sono visto dalla sua foglia parlando con alcuni anziani, mi dicono, ti arriva... ma sai qua prima c'era questo, e ti raccontano tutta la storia di come si è arrivati, come è nata una certa cosa, una certa strada, un certo nome. Questo sarebbe bello, perché questi quando moriranno, spero più tardi possibile, certo, queste persone cose si perderà, perché queste sono a memoria, si ricordano, non sono scritti in nessun posto. Ma sarebbe bello raccoglierle queste cose, catalogarle. Ma non solo, guarda, io mi rendo conto che certe volte, anche se parli di personaggi siciliani, certi personaggi, molti, ma anche, no, cioè anche gente grande, attenzione, non li conosce. Non bisogna mai perdere, secondo me, questa ricchezza. Vedi, magari già tanti ragazzi vedono questa cosa come una cosa da vecchi. Pure io quando ero giovane ero così. Ma che mi interessa, però poi col tempo piano, certo. Li apprezzo, lo capisci che è una risorsa, una ricchezza da non trascurare. Ok, allora ascolta Alfa, siamo quasi a chiusura di questa chiacchierata di pedi. Noi abbiamo iniziato, tu sei stato diciamo l'apripista di questa serie, questa seconda stagione di pedi. Non è detto che ci possiamo anche rincontrare di nuovo, attenzione, magari non con la macchina, magari con un altro mezzo. A piedi no, forse, perché non penso, da sento a piedi. A piedi sì, ora, ma si torna in forma. Ora sei in forma. Sì, ora in forma. Prima avevo difficoltà a deambulare. Quindi te la senti, benissimo. Sì. Allora, siccome noi TFN ti abbiamo cortesemente prelevato da un punto, ti chiedo dove vuoi essere lasciato. Non è che me la si misa lasciato. No, dimmi tu, vuoi... Alla strada Foglia, bravissimo. Allora noi scendiamo. Allora chiudi con fai tu. Ecco. Cosa vuoi dire? Sfrutta il mezzo. Samarina Stanti, perché il semaforo non le mi dà e chiodo non tocchia. Non foffo. Allora, no, dico, sfrutta questo, perché noi andremo a parte sul canale digitale, sulla 298, andremo anche chiaramente sul web, quindi lo vedranno tanta gente, quindi sfrutta questi pochi... Io lo
non voglio fare nessuno spot, nessuna cosa. Una cosa voglio dire alle persone: siate, guarda la telecamera, siate gentili con tutti, con chi vi fa la fila al supermercato, alla posta al supermercato, siate gentili, chi vi taglia la strada, non incazzatevi, siate gentili, incazzatevi per le cose che c'è da incazzarsi, quando mettono delle tasse ingiuste, per quelle cose da incazzare, ma nella vita quotidiana siate regaliamo gentilezza. No, questo mi trovi d'accordo, perché proprio questi giorni si parlava si vive meglio, capito? Sorridere, ironizzare anche su se stessi, ma quanta gente c'è che si arrabbia con per niente. Poi tu magari ci scherzi sopra, ma dicono tu non hai problemi, tu sei tranquillo, non hai problemi. Quindi, facciamo cambio ma perché invece l'ironizzare non è facile. A me non piace quando le persone dicono tu che sai io, ma ognuno di noi è slang, ognuno di noi ha i propri problemi, che ognuno sono enormi, gli altri non sono, quindi ognuno si tiene i propri problemi, non li esterniamo per forza, sempre piangersi addosso. Quindi il messaggio di chiusura di Alfonso Grillo è questo: siate gentili. Io stavolta ho messo la macchina davanti al McDonald's. Però scusami, io lo vorrei fare con l'oggetto che hai portato. Con l'oggetto che hai portato questo è l'oggetto di trasformazione. Quando io praticamente da Alfonso Grillo mi trasformavo in Johnny Tafano. Quindi io non ho mai fatto il Tafano senza mettere questi occhiali. E tra l'altro li mettevo con gli occhiali da vista sotto, perché sennò non vedevo niente. Che non è che questi erano gli occhiali da sole che io usavo per il tavolo. Perciò mi fermo davanti al McDonald's, in divieto di sosta, scendo, vado in banca, torno e c'erano i vigili dietro di me che mi prendono la multa. Io non è che mi sono incazzato, è inutile che ti incazzi, ormai ti affigge la multa. Basta. E l'ho guardato, io ho fatto così. E vabbè, paghiamo questa. Ti incazzi, no. Ti incazzi non è che te la levano. Appunto. Non lo sai che l'hai messo in divieto di sosta. Allora, Quindi vogliamo citare con un famoso passo di Lino Bambi, quello là dice: è deragliato il treno a Timbuktu. Tu eri a Timbuktu? Dice, allora che ti incazzi tu? Cioè, no, io voglio invece chiudere con una frase di Roberto Friccantoni, buonanima. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Perfetto. E su questa chicca, con questa frase, noi siamo quasi giunti alla Strada Foglia, dove questi giorni vedremo all'opera il grande Alfonso. No, qual è il grande Alfonso? L'opera tutti, quelli che... non lo so. E tutti gli altri. No, ma se tu, scusami, se tanto dobbiamo. Quindi noi ti ringraziamo. E niente, quindi ti verremo a trovare, a tagliare altri ragazzi. Noi siamo arrivati, quindi Alfonso, che ti devo dire? Grazie. Gamai non ho salutato così. Il nostro saluto di solito non lo possiamo dire. No, allora. Lo facciamo con i bip? Sì, gli metto i bip. Facciamo con i bip. Così ci salutiamo. Noi ci salutiamo così. Questo è troppo formale. Ciao. Va bene, buonasera. Roberto, è stato un vero piacere essere qui con te. Grazie, spero che ci sarà un'altra occasione. Salutami tutti. Ciao. Grazie, ciao Alfonso, ciao. Buon lavoro. Grazie, ciao. Avete capito? Avete capito? Che personaggio? E allora, va bene, abbiamo lasciato Alfonso, questa era la prima puntata di Pedi Car. Riprendiamo la nostra strada e vi aspettiamo la prossima puntata con il prossimo ospite, che non vi dico chi sarà, anche perché non lo so neanche io. E quindi vi auguro una buona continuazione di tutto quello che state facendo, e ricordatevi, come disse Alfonso, siate gentili, ciao!